stavamo giocando bene, anche loro, anche loro. Mi è piaciuto tantissimo l'arbitraggio fino adesso, è la prima volta che vedo un arbitraggio veramente da, degno della categoria. Beh, e io penso che possiamo purtroppo era iniziato ed è finita. Sì, un bel pubblico, sì, veramente c'era un bel pubblico e pensavo per un grande spettacolo, sì, infatti la partita era da grande spettacolo oggi. Nonostante le problematiche legate alla testa del tifoso, sono stati anche molti tifosi catanzaresi che sono venuti a sostenere la squadra. Sì, ho visto, però pensavo ce ne fossero in più, non so, forse il cattivo tempo perché pioveva. Quanto c'erano gli spettatori? 200. 300, 200, pensavo che qualcuno in più veniva. Comunque anche questi 200 vanno bene perché l'incitamento per i giocatori c'era. No, diciamo che i primi minuti hanno avuto loro, i primi 10 minuti hanno avuto la meglio, ma non ci hanno costretto a lanci lunghi, anche visto anche lì un po' il terreno nelle condizioni in cui era bagnato, quindi è meglio non affidarsi molto a questa, alla situazione di giocare palla a terra. Qualche volta siamo riusciti a uscire con palla da dietro. Ma noi questa settimana abbiamo la partita di Coppa, mercoledì. Dopo la partita di Coppa c'è il Fondi e sicuramente non so le decisioni quali saranno, ma anche mercoledì dopo la partita di campionato, dopo la 20ª di campionato. Ciampano, sono giocatore sotto contratto, ho detto anche in settimana, sono giocatore sotto contratto e poi è venuto Ciampano a vedere la partita, perché lui ha anticipato col Modena contro la Sampdoria a Genova ed è venuto a trovarci a vedere la partita, niente di particolare. Ho già detto e ribadito, perché bisogna avere anche rispetto di questi ragazzi che stanno giocando e stanno sudando la maglia. Io dico che poi quando si riaprono le liste a gennaio, poi sicuramente qualcosina si fa, l'abbiamo detto, l'abbiamo stradetto, questo è inevitabile, però fino a questo momento dobbiamo essere tranquilli, mancano altre 2 partite, abbiamo la Coppa Italia, questa da recuperare, sicuramente poi vediamo un pochettino. Io volevo ricordarmi al discorso di prima, perché dobbiamo un attimino stemperare i toni, perché anche le dichiarazioni del ministro Cozza sicuramente qualcuno l'ha fatta anche arrabbiare, però non è il caso di andare a mettere sempre la piaga. 20 minuti è durata la partita, abbiamo avuto, non credo tutte e 20 minuti difficoltà, loro sono partiti molto forti, molto aggressivi, giocavano palla lunga, ci hanno non messo in difficoltà ma tenuto un po' bassi. Poi penso gli ultimi minuti prima della sospensione eravamo riusciti a prendere un po' di campo, però alla fine abbiamo avuto difficoltà con l'Aprilia in casa, lo stesso Perugia che ci aveva messo in difficoltà nel primo tempo. Cioè, le squadre in difficoltà ci possono essere dalla prima all'ultima in classifica. Io credo che il Catanzaro deve sempre cercare di giocare per vincere, poi se affrontiamo la prima o l'ultima dobbiamo sempre giocare per vincere.